Buon pomeriggio e ben ritrovati per una nuova live di Cantieri Aperti 365. Roberto, Sandro e Fabrizio e il super ospite di oggi, lo potete già vedere lì in basso. Ora ve lo andiamo a presentare in senso un po' più ampio, anche con l'inquadratura da magnifico, perché di magnifico si tratta, il coach della Dinamo Sassari, Gianmarco Pozzecco. Poz, davvero grazie di essere qui con noi oggi. Grazie a voi dell'invito e buonasera a tutti. Sappiamo che sei ormai in una maratona di dirette video, Instagram, Facebook e quant'altro. Ti ringraziamo Devo essere sincero, mi è venuta l'orchite. decisamente. Ti daremo il colpo di grazia allora oggi. Sì, hanno ammazzato le palle, quindi. Ti daremo il colpo di grazia. Va Forse, bene. mi permetto di trascinare un po' nella diretta quello che ci stavi raccontando qualche istante fa. A microfoni spenti, parlavamo per ovviamente per tutti i nostri spettatori che non erano ancora collegati con noi, a cui peraltro invito a fare le domande da rivolgere al coach della Dinamo Sassari. Dicevo, stavamo parlando di The Last Dance perché è l'argomento di ogni lunedì nelle ultime settimane. Ci stavi raccontando un aneddoto curioso legato a Toni Kukoč, cioè in generale, però comunque mi pareva di capire da quello che dicevi pochi istanti fa che anche per te. Comunque, Michael Jordan, al di là del rispetto di tutto il resto, comunque è proprio la quintessenza di quello che vuol dire pallacanestro a stelle strisce. Sì, guarda, una cosa che fa, secondo me, scalpore e ti fa capire di quanto grande fosse Michael Jordan. Ormai sono passati tanti anni da quando lui ha smesso. Se lo vedi giocare, sembra recente. Vero. Cioè, se voi vedete giocare me, sembra obsoleto. E se vedete giocare Jordan, dici, la prima impressione che hai è dici, ma questa non è una partita degli anni 90. È una partita di 2 settimane fa, e, anzi, no, 2 settimane fa eravamo già nel lockdown, 2 mesi fa. 2 mesi fa. E, quella è la cosa, secondo me. Io lo guardo con la mia fidanzata. La mia fidanzata, chiaramente, adesso come dire, inizia un po' a entrare, a capire, insomma, il mondo della pallacanestro per lei era qualcosa di sconosciuto fino a 7 anni, 7, 8 anni fa. E quindi, non, tra virgolette, quando può non guardare basket è un po' più contenta. Quindi, guardare Jordan Chissà la come mai. entusiasmava, anche se a lei piacciono molto documentari su sportivi. E insomma, l'abbiamo iniziato a guardare insieme ed è impazzita letteralmente, ma è impazzita anche perché spesso esclama, insomma, rispetto a giocate di Jordan funamboliche, ma cosa è in grado di fare, no? Poi con l'accento, perché lei è spagnola, quindi lo fa con questo accento, esto está siendo. Ti voglio trascinare allora nel giochino che si fa in questo tipo di casi perché è un evergreen come domanda. Si parla tanto di Jordan, di cosa avrebbe fatto nel basket del 2020. Però iniziamo a parlare di te perché sei tu il protagonista di questa live di oggi. Ti sei mai chiesto a livello di coach? Mi sembra che tu abbia già dimostrato ampiamente di poterci tranquillamente stare nel basket del 2020. Però ti sei mai chiesto il Poz giocatore, che tipo di giocatore sarebbe stato in questo basket, se vogliamo, per tanti motivi e per tanti versi, diverso rispetto a quello che giocavi tu prima del tuo ritiro, chiaramente? Guarda, Rob, io mi sono allenato più di qualche volta con la squadra che allenava Sandro Pugliese in C2 in quel periodo lì. Lì dominavi, io me lo ricordo, e lì era un Di merda, dominatore. Rob, smentisco totalmente, faccio di merda, ero inguardabile. Sandro, tu puoi confermare o smentire? No, Ci no, Sandro, giochiamo l'ottica dopo faccio un video. camminava, ma la visione di gioco. No, 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 smentisco categoricamente. Avrò fatto 6 allenamenti, penso di aver fatto in 6 allenamenti 4 punti, ma non 600 assist. nel 5 contro 0, e quindi no, no. Allora, Finiva con l'inchino il 5 contro 0, Sandro. ma che l'inchino, il tirreno finiva. Guarda, però, quindi riconosco, secondo me ho oggettivamente
ho riconosciuto nella mia carriera determinati periodi dove secondo me ero illegale, e ho riconosciuto non più tardi di 10 secondi fa, quindi impresentabile. E ieri sera ho guardato Houston Rockets, Memphis Grizzly, un po', insomma, di questa stagione? Sì, era una delle ultime partite disputate. E insomma, riflessioni. Morant, come si chiama il ragazzino che avrebbe probabilmente Morant. Sicuramente atleta straordinario, giocatore, insomma, come dire, forte, senza ombra di dubbio. Se allora, io quando non ho firmato per i Raptors, non ho firmato, secondo me ci sono andato vicino, avrei firmato per il minimo salariale, e sarei stato clamorosamente orgoglioso di farlo. Se oggi ricevessi la telefonata dei Memphis Grizzlies, vorrei andare a vedere quanto guadagna, adesso non mi ricordo il nome della guardia titolare, che è sicuramente un buon difensore perché marcava Harden, adesso non mi ricordo il nome, ecco, è il secondo giocatore per minutaggio, probabilmente guadagnerà sui 10 milioni, quindi... Justin Winslow potrebbe essere, mi viene in mente, però magari... ho Jaren Jackson, Justin Winslow, uno di questi che mi viene in mente, poi magari... Gioca un po' anche da tre, è un giocatore... Vabbè, poi mi verrà in mente. Vabbè, io voglio il triplo di quello che guadagna quel ragazzo lì. Il triplo. Ma anche voglio il triplo di Della Vedova, voglio il triplo di Rubio, no, perché lì entriamo in un discorso, una casina. Scarsi, ma adesso io adoro l'NBA, cioè io adoro l'NBA nel senso che secondo me è... Beh, noi non facciamo testo perché se vedi il logo lì in alto vicino alla faccia di Sandro... No, io adoro l'NBA, l'adoro, tutti quelli che vivono nel mondo della pallacanestro non possono non amarla, per 1500 motivi, però ragazzi non possiamo non riconoscere che, cioè, il livello della pallacanestro oggi nell'NBA... Minchia, agghiacciante, cioè... No, ma mi piacerebbe se ricreiamo questa stessa situazione, perché tanto sono sicuro che voi siete molto, come dire... A noi ci batti, siamo sicuri. No, è che veramente mi piacerebbe vederla insieme a voi, insieme alla gente a casa, no? La partita che ho visto io ieri, e commentarla, ma commentarla, non commentarla per commentarla, per dire questo... Per dire, ma cosa sta facendo questo? Ma perché l'altro ha fatto così? Poi chiaramente all'interno di tutto ciò non è, insomma, non si può riconoscere che ci sono dei giocatori che sono fantascientifici, cioè Harden ha una capacità di giocare l'uno contro uno che, come dire, abbattere qualcuno dal palleggio, secondo me non c'è stato nessuno meglio di lui, quindi il talento è straordinario e diffusissimo, però il modo di giocare è secondo me si è abbassata enormemente la capacità di giocare insieme, la capacità di, insomma, i giocatori che hanno, come dire, quel senso cestistico che va al di là poi del tirare, saltare e correre. Pozzo, volevo chiederti una cosa, poi apriamo anche alle varie domande che ricordiamo possono fare i nostri utenti sulla pagina Facebook. Una delle cose che ti ha tolto questo coronavirus è stata la possibilità di impostare magari fin da subito il lavoro, ad esempio con la sperimentale, che è una cosa della quale si è parlato poco, ma che alla fine avresti dovuto fare in questo periodo estivo. Come avresti voluto impostarlo e come lo imposterai poi quando ci sarà ovviamente la possibilità di riprendere l'attività? Perché è una cosa, davvero il nome racchiude tutto, sperimentale, affidata a un allenatore particolare come te, è una cosa molto intrigante. Nato da un esperimento. Ma allora, prima di tutto con grande senso di responsabilità.
cioè avrei affrontato e affronterò quando avrò la possibilità di farlo con grande senso di responsabilità nei confronti di chi chiaramente ha deciso che dovessi ricoprire quel ruolo, quindi da Petrucci a tutto il suo staff, nei confronti dei giocatori che andrò a chiamare e anche quelli che non andrò a chiamare ma che comunque faranno parte eventualmente di, come dire, di un gruppo che io comunque prenderò in considerazione e nei confronti della pallacanestro italiana. Parto da questo presupposto perché secondo me non può essere diversamente. È logico ed è normale che non avendo, come dire, una competizione da vincere, perché la sperimentale non parteciperà a un campionato che possa essere europeo, mondiale o regionale, e quindi sostanzialmente l'idea da cui nasce questa sperimentale è proprio cercare di migliorare quello che è sicuramente la nazionale allenata da Meo Sacchetti, quindi insomma chiamiamola la nazionale A, e quindi aggiungo chiaramente che avrò grande senso di responsabilità nei confronti di Meo, qualsiasi cosa dovesse o mi chiederà Meo la eseguirò automaticamente. E quindi queste secondo me sono tre quattro prerogative fondamentali, e se poi vogliamo entrare un po', come dire, più nello specifico, no? Chiaramente non rispetto a nomi perché non mi sembra il caso di farli, ma per quanto riguarda, come dire, l'obiettivo che mi pongo io come allenatore nei confronti dei miei ragazzi sarà duplice: fargli vivere un'esperienza che li possa fare crescere, e durante questa esperienza farli crescere dal punto di vista della personalità, della consapevolezza dei loro mezzi, e anche se magari non sarà la cosa più semplice, fargli capire che loro in Serie A hanno la possibilità di dimostrare quanto valgono e hanno questa, come dire, diciamo, chiamiamola questa responsabilità in un momento di difficoltà, mi auguro di approfittare di uno spazio leggerissimamente più ampio, però ecco, la responsabilità di cambiare questo mondo. Pensi che sia un po' questa la cosa che un po' manca a qualche ragazzo italiano per sfondare definitivamente questa un po' cognizione dei propri mezzi, questa magari responsabilità un po' latente? Sì, Sandro, ma non per responsabilità del ragazzo stesso. Certo. Perché nel mondo in cui vivono loro sono un supporto. Noi li consideriamo il supporto. Non dobbiamo mentire a noi stessi. Quando parliamo dobbiamo avere l'onestà intellettuale che ci porti appunto a dire esattamente quello che succede, quello che viviamo. Nel mondo della pallacanestro, in Serie A, le squadre vengono messe in piedi così. Si va sul mercato, si prendono gli stranieri, il numero che la Lega ti permette di prendere, quindi 5 o 6, e poi di conseguenza dici ok, come italiani, a meno che tu non ne abbia già all'interno del tuo roster, abbia qualche italiano che magari nell'annata precedente abbia dimostrato di meritarsi un po' di spazio, tu vai a prendere sostanzialmente dei giocatori per chiudere il roster, quindi sono giocatori che molto probabilmente magari non ti servono o non sono perfetti per il ruolo che come dire, vacante, certo. E magari anche per caratteristiche. E quindi poi diventa un po' complicato, anche perché se chiaramente fai un ragionamento di questo tipo, deduciamo che cosa? Che non saremo così interessati o non dipenderemo così tanto dalle prestazioni di questi italiani che andiamo a firmare. Ecco, noi dobbiamo renderci conto che fino a quando ragioneremo così gli italiani saranno un po' bistrattati, e quindi però nel momento in cui gli italiani, fino a quando gli italiani avranno questo spazio, dovranno lottare per ottenerne un po' di più. Io
sono figlio di una pallacanestro diversa, sono figlio di filosofie diverse, sono figlio di una semplicemente di regole diverse, dove insomma io giocavo a pallacanestro con due stranieri e sette ragazzi come me, nati e cresciuti grazie alla pallacanestro italiana. E ci divertivamo molto, la gente si divertiva molto, i palazzetti erano pieni. Non riesco a capire perché non si possa tornare indietro, ma mi rendo conto che non è facile, però mi rendo anche conto che la direzione in cui stiamo andando ormai dal 2000, da quando è nata la legge Bosman, secondo me abbiamo abbondantemente capito che non è poi quella che ci ha, come dire, permesso di vivere sugli allori. Quindi insomma, magari deviare un po' e andare in una direzione diversa non sarebbe così male. Poz, allacciandomi a questo discorso, diciamo Fabrizio. Così, ciao caro. Fabrizio da Cortina, ragazzi. Dopo ci mostri, come si chiama l'autenticità. Vai Fabri. Come vedi la pallacanestro italiana e come ti vedi tu fra 5 anni? Lo so che 5 anni a oggi nella pallacanestro sono tantissimi. Guarda Fabrizio, sono estremamente contento di questa domanda. No, è vero, la differenza sostanziale è questa. Ad oggi noi abbiamo due possibilità rispetto alla crisi che stiamo vivendo. Andare nella direzione che consideriamo più giusta e fra 5 anni ritrovarci, come dire, migliorati, o andare in una direzione diversa da quella che consideriamo, che considero io più giusta, perché fra 5 anni siamo preoccupati che, non di come saremo fra 5 anni, ma di come vivremo a ottobre, a novembre, a dicembre. Cioè, tu hai dato sostanzialmente, mi hai fatto una domanda che ha all'interno della domanda stessa la vera problematica da cui secondo me scaturirà eventualmente il miglioramento o no. Cioè, se noi avremo una visione futuristica, cioè una programmazione a lungo termine, allora, come dire, riusciremo a migliorare la pallacanestro. Perché la pallacanestro in questo momento non ha una soluzione che possa migliorarla iniziando dal prossimo anno. Cioè, se noi vogliamo migliorare la pallacanestro, come dire, siamo costretti per un paio d'anni quantomeno a soffrire. Faccio un discorso puramente legato agli italiani, è logico che in questo momento, dopo 15 anni di abuso di stranieri, le società hanno perso, come dire, interesse rispetto ai settori giovanili, e quindi è normale che se noi cambiassimo dei regolamenti il prossimo anno molto probabilmente non abbiamo un parco macchine italiana pronto all'uso, così competitivo. E quindi, però, è anche vero che se non andiamo in questa direzione fra 5 anni non ce l'avremo comunque. E secondo me è indispensabile per una insomma, però io parlo sempre delle stesse cose, mi sembra di essere, mi sono ripetitivo, però è anche vero che noi dobbiamo renderci conto, non so, facciamo un esempio stupido, ne parlavamo ieri sera io, Trinchieri, Pilastrini, Martellossi, Vertemati e Mattia Ferrari. Parrillo era l'idolo a Cantù l'anno scorso. Io sono affezionato a Parrillo perché mi ha fatto il culo quando giocava a Fiorentino, insomma, poi abbiamo amici in comune, non l'ho mai allenato, ma è un bravo ragazzo. Era l'idolo a Cantù, adesso ho una buona considerazione di lui come giocatore, ma ecco, non penso che sia stato l'idolo di Cantù, perché sostanzialmente era il giocatore in campo che spostava gli equilibri della squadra. Era l'idolo in campo per sicuramente per un atteggiamento entusiasmante, apprezzabilissimo, ma perché era italiano, perché sentiva
quella maglietta addosso, cioè dava quella maglietta che indossava, quella maglietta che indossava un'importanza che io, per esempio, ho dato a Varese, ho dato alla Fortitudo, e forse non ho dato al Khimki, anche se ho giocato secondo me molto bene e con grande professionalità e con grande affetto, ma non è la stessa cosa, come dire, non è stata la stessa cosa per me giocare Khimki, Sorgut o Cantù Varese o Fortitudo Virtus, ma anche Fortitudo Trieste o Fortitudo Treviso. Quindi dobbiamo riconoscere che all'interno della nostra pallacanestro non conta solo mettere una palla nel cesto e vincere, ci sono altre cose che portano la gente al palazzetto. Poz, ma la svolta deve partire da tutti, dalle società, dai presidenti, dai general manager, dagli allenatori, da tutti. Ci deve essere, guarda, assolutamente sì, Fabrizio. Io sto ardentemente pensando il prossimo anno di fare una squadra, mi piacerebbe molto fare una squadra con tanti italiani, mi piacerebbe fare una squadra prettamente europea, anche perché secondo me, e quindi continuiamo il discorso che facevo prima, il campionato che ha le regole migliori è il campionato spagnolo, dove giocano due americani e sei europei. Numero 10 perché contemporaneamente è in casa la Federazione Spagnola. Se no mi dà una testata. Esatto. Non è per convenienza, è per credo. No, è perché ti dà la possibilità di abbinare le due cose, di avere una pallacanestro competitiva, di avere comunque degli americani, e di avere una programmazione e di avere un senso di responsabilità nei confronti del settore giovanile. Secondo me racchiude un po' i migliori crismi che la pallacanestro possa perseguire. E quindi sono d'accordo con te, è una responsabilità che dobbiamo vivere tutti insieme. Purtroppo ci sono da mettere insieme troppe teste e troppi interessi. E la parte più, secondo me, come dire, condizionante, Fabrizio, è che quando parli di sport, purtroppo secondo me siamo condizionati molto dal curare il nostro orticello. Guarda, vi faccio un esempio. Allora, io sono estremamente convinto che se costruisco una squadra con giocatori europei di un buon livello, giocatori italiani di un buon livello, e prendo degli americani di un buon livello, ma riesco, come dire, a completare il mio roster con questo criterio, non ho dubbi, poi il prossimo anno mi manderanno via dopo però non ho dubbi che la mia squadra abbia successo. O invece, ma proprio per la conformazione della squadra, non per abilità mia o per abilità spiccate dei giocatori che vado a prendere. Quindi io sarei, rispetto a invece a formazioni filoamericane. Certo. Quindi io, se ragionassi solo per proteggere il mio orticello o la mia isola, diciamo in questo caso la Sardegna, io dovrei dire a tutti, ma aumentiamo gli americani, perché se le altre squadre continuano le altre società continuano a perseguire questa formula, io sono sempre più convinto che non ho assolutamente problemi ad emergere in questa struttura. Quindi dovrei dire, no, prendete gli americani sono, e poi non li prendo. Cioè dovrei dire, no, mettiamo uno in più, ma anche due in più, e poi non li prendo. E io sono convinto che... Però il problema mio è che io voglio migliorare, vediamolo, dipende dal punto di vista, per me non è un problema, ammettiamo che sia un problema. Il mio problema è che io voglio migliorare la pallacanestro, perché se io miglioro la pallacanestro guadagno di più, ma guadagno di più come visibilità, come introito, come stipendio, come... Vivo in un mondo molto più sano. Molto più sano, dove i miei collaboratori guadagnano di più, voi guadagnate di più perché parlate di una cosa dove si girano tanti. Volevo chiederti una cosa che si lega anche a questo e anche al tuo passato da giocatore, perché
un esempio di questo tipo. Ovviamente c'erano regole molto diverse, però in quella Varese con cui tu vinsi lo scudetto della Stella c'era Mrsic che era croato e c'era Santiago che è vero che era portoricano, americano, quant'altro, però era un giocatore molto europeo. Quel tipo di esperienza da giocatore e anche proprio a livello di gruppo, che cosa ti ha portato adesso, che cosa tieni di quell'esperienza da allenatore nel tuo modo di allenare, nel tuo modo di gestire la squadra? Allora, prima ti devo dire una cosa, poi se mi dimentico di risponderti alla domanda va bene. Allora, faccio una telefonata perché voglio sapere per certo quanto guadagnasse Santiago. Scusate un attimo, Edo Buglieroni, mi dici quanto guadagnasse Santiago? Okay. Allora, Santiago, se non ricordo male, adesso a parte questa cagata della telefonata finta, secondo me guadagnava il citofono. se non ricordo male, guadagnava tra i 60 e gli 80 mila dollari, o forse 100, dai, insomma, guadagnava veramente poco. Poi, giocatore straordinario, è diventato un fenomeno e ha guadagnato follia. Ma noi giocatori italiani guadagnavamo molto di più. Ma io guadagnavo nettamente di più, Andrea Meneghin guadagnava nettamente di più, Sandro De Poel guadagnava 4 volte tanto, ma anche rispetto a Mrsic, che era chiaramente un giocatore con un pedigree diverso. Quindi se ad oggi si parla di panda, noi eravamo il panda dei panda. Cioè nella gabbia dei panda, i panda tengono una piccola gabbia dove ci sono dei panda ed eravamo io e Andrea, perché siamo... Cioè siamo il WWF va nella gabbia del panda e si prende cura di noi. Quindi questo protezionismo io ogni tanto faccio fatica a capire di che cosa si tratti, perché rispetto a quanto eravamo protetti noi, questo protezionismo mi sembra poco protezionistico, certo. Protezionista, adesso decidete voi il termine giusto. E cosa ho preso? Una cosa, il fatto di voler emulare una persona straordinaria come Charlie Recalcati, che secondo me aveva due grandi peculiarità. La prima è che si rendeva conto che a vincere eravamo io, il sottoscritto, Andrea, Sandro, Santiago, Mrsic, e che quindi non aveva neanche mai lontanamente, come dire, la presunzione di ergersi a protagonista. Io non ricordo una sua intervista a fine gara dove disse che noi avevamo seguito il piano partita, anche perché non succedeva. Anche perché probabilmente se avesse iniziato a parlare di piano partita qualcuno si sarebbe messo a suonare, cioè nel senso avrebbe pensato, cazzo, devo suonare il piano adesso. E vi racconto una cosa, un aneddoto, che è totalmente vero. Gara 3, finale scudetto in casa con Treviso, sul 2-0 per noi, partita l'unica volta nella mia vita dove non ho dormito prima della gara, per farvi capire di quanto fossi teso, di quanto fosse quella partita importante per noi. Il giorno prima, il sabato, a riunione alle 4, allenamento alle 5, Gianmarco Pozzecco si presenta candidamente alle 5. Cioè non era data la riunione tecnica, che alla fine della riunione tecnica, arrivato con il mio zainettino che avevo insomma dentro le scarpe, due rovine, andai da Charlie e dici: Charlie, ma visto che non ho, come dire, non ho assistito alla riunione tecnica, quindi non so quale insomma sarà il piano partito domani, e dici: che intenzioni hai? Vuoi che lo faccia dopo allenamento? Mi dice Gianmarco: ma dai, ma tanto fai quello che vuoi, quindi anche se lo guardi un po'. Però questo per farti capire che era una sua filosofia spiccata. La seconda cosa è che aveva questa grande abilità nella conduzione di un gruppo, che è lontana secondo me da quella che tanti esercitano, cioè il pugno di ferro, il voler decidere, comandare su tutto, il voler condizionare le personalità dei giocatori. Lui aveva invece questa grande, secondo me, filosofia di zen, che andava dai vari Meneghin, De Paul, e gli diceva, cioè cercava di aumentare il livello di sopportazione che avevano nei miei confronti, e quindi cioè, non cercava di andare alla fonte, non andava da quello che si comportava magari in modo
come dire, quantomeno strano, ma andava dagli altri e diceva vabbè dai, sopportiamolo, perché poi alla fine comunque Gianmarco è uno che in attacco fa mille assist, quindi se c'è una volta da difendere, se dobbiamo difendere una volta per lui, facciamolo. E magari andava da Andrea, veniva da me e mi diceva ma sì Andrea, però ogni tanto in attacco va. Insomma, era molto bravo a, come dire, a far sì che ci sopportassimo, perché tante volte, anche se eravamo grandi amici, secondo me a livello sportivo bisogna avere uno spirito di sopportazione elevato. Vado io, Fabri. Okay. Ma io volevo fare qualche domanda, ma io dopo leggo le domande. Basta che non litigate, ci dobbiamo sopportare. Robby, a parte anche noi. Robby, se la mettiamo sul fisico, pigna saccagnata di botte da fare. Lui si è allenato durante tutto il lockdown. No, dai, ti chiedo una cosa io, poi dopo andiamo con la carrellata di domande, Fabio, ok? Vai. Io, da quello che ci stai raccontando tu, da quello che stai dicendo, molti dei tuoi aneddoti sono legati al Pozzo giocatore. Anche perché chiaramente la carriera del Pozzo giocatore si è conclusa, e però è stata più lunga di quella del Pozzo allenatore. Ma quanto ti manca il Pozzo giocatore e quanto ti manca la pallacanestro giocata? Perché mi sembra, dalle tue parole, da quello che ci stai raccontando, che, come si dice, il tarlo del giocatore di pallacanestro c'è sempre, nonostante tu ora sia passato subito fuori dalla linea laterale. Ma molto, tantissimo. C'è una cosa che, secondo me, in un periodo storico come questo viviamo in modo estremamente sbagliato. Le generazioni odierne hanno sempre la necessità, ma giustamente anche, è una cosa che per certi versi questa la condivido, è una premessa magari non così sbagliata, che è quella di voler, come dire, emergere, no? Cioè, ognuno di noi ha, come dire, la necessità di come dire, di, spera di diventare ricco, di diventare famoso, di diventare celebre, di diventare, come dire, quello che non fa la coda in discoteca, quello che non, magari non paga ristorante, quello che ha dei vantaggi, insomma, quotidiani. Però non sappiamo come raggiungere, le generazioni di oggi non sanno come raggiungere tutto ciò. Io ho avuto la fortuna di avere una cosa ben chiara nella mia testa fin da piccolino, che era quello di, che mi divertivo giocando a pallacanestro, ed è stata la mia grande fortuna. Non ero così ambizioso economicamente, non ero così ambizioso dal punto di vista della notorietà, però ero sicuramente ambizioso per quanto riguardava il fare il culo agli altri giocando a basket. Ed è la cosa che poi sostanzialmente mi manca di più. Non mi manca quello che guadagnavo, non mi manca che la gente mi riconosca per la strada, anche se adesso chiaramente tornando un po' in auge come allenatore mi capita lo stesso, ma sono cose a cui io ero sicuramente interessato. Poi nel mio percorso mi hanno, come dire, agevolato la vita, me l'hanno resa più bella, però fondamentalmente la parte che mi manca di più è il giocare a pallacanestro. Giocare a pallacanestro non in modo ignobile, per come ho giocato con Sandrino, ma giocare a pallacanestro. Davvero. Se adesso c'è il coronavirus, no? Quindi sono tutti molto impegnati sul trovare il vaccino. Poi ci fai la classifica di tra i tuoi allenatori che hai avuto, se ce n'è qualcuno che grida di più di Sandro in palestra. Io voglio saperlo, perché cioè, questo è molto interessante. Sandro, allenatore. Ma io ho il megafono qua dentro. Eccezionale. Non posso dire nulla. Anche perché non mi ha mandato a casa dopo delle prestazioni. E quindi dicevo che la cosa più bella del percorso, a me manca giocare a pallacanestro, mi manca fare il culo a... Ah no, ti stavo dicendo che coronavirus, stanno cercando il vaccino, stanno cercando la cura. Ecco, mi piacerebbe che un giorno trovata la cura, e quindi insomma la soluzione di questo maledetto virus, che tutti si impegnassero per trovare un qualcosa che ti dia la possibilità almeno per un giorno di avere le gambe che avevi quando avevi 25 anni 47. Ecco, una puntura che costasse, non so, 100.000 euro, anche i chili in meno, posso giocare con quelle gambe lì, posso giocare con 3-4 chili in più, 5-6 quelli che... E questo sarebbe la cosa che mi... O magari, non so, ecco, inventare la macchina del tempo. Tornare almeno una domenica, entrare al palazzetto non da allenatore ma da giocatore, insomma, sarebbe bellissimo. Allora, passiamo con un po' di domande a raffica.
bene. La prima ce l'ho. La cuffia domanda, ce l'ha già, quindi. Una domanda da Giada da Bologna che ti manda un bacio. Noi della F abbiamo vissuto in diretta e goduto per il gesto del sigaro spento col piede. Ma da dove veniva il tuo livore nei confronti di Tanjevic? Il problema è che Tanjevic, giustamente, non so se l'avete visto, ha fatto un video molto carino. Girano questi video di ex giocatori che insomma si stanno mandando un messaggio di solidarietà, e c'è il messaggio di Boscia che dice: dobbiamo stare a casa, adesso mi sento in colpa perché avevo lasciato a casa Potter, quindi so cosa vuol dire stare a casa. La verità è che io ero quel giocatore lì, ero un giocatore poco gestibile, che non scendeva a compromessi per quanto riguarda minutaggio e ruoli da comprimario, e quindi insomma in una nazionale forte come quella probabilmente è stata la scelta giusta per tutti che tornassi a casa, e quindi ad oggi confesso che insomma che è stata responsabilità mia. Ai tempi questa confessione non l'ho fatta, anche perché fondamentalmente non la pensavo prima. E perché chiaramente da giocatore hai una visione prettamente più individualistica, no? Certo. Meno individualistica. Diciamo che quel sigaro lì nasce nel 1999, quando ho visto tutti i miei compagni, Sandro, Jack e Andrea, vincere la medaglia d'oro a Parigi. Insomma, me l'ero segnato, ho detto: la prossima volta che gioco contro Boscia farà una brutta fine. Mi è capitato tre volte in carriera da giocatore di pallacanestro di segnarmi tre nomi, tre allenatori, e tre volte ho vinto, una volta con Dodo Rusconi, una volta con Boscia e una volta con Jasco, quando lui allenava Roma e io ero a Capo d'Orlando. Però insomma sono cose che sono morte lì, nel senso che uno chiaramente competitivo come me vuole per certi versi prendere una minima vendetta, lo fai, sei contento, e poi la vita per entrambi continua. Io sono molto amico di tutti questi coach che vi ho citato. A proposito di questa cosa dei coach, Fabri, c'era la domanda di Silvia Rizzi che poi parlava degli allenatori, non so se riesci a recuperarla. Sì. Poi ci fai qualche nome di altri coach che ti hanno ispirato e cui fai riferimento per determinate gestioni in campo, ma io penso soprattutto fuori. Allora, in campo posso negare, per quanto riguarda situazioni tecniche, che prendo moltissimo preso da Sandro Pugliese. Il mio sistema è l'80%. Il tuo sistema di gioco. Quei 5 allenamenti che io ho fatto. chiaramente non sto scherzando, e qui no, sto scherzando. E guarda, dal punto di vista tecnico penso che forse l'allenatore da cui prendo di più è Jasmine Repesa, anche perché è uno degli allenatori più recenti che io ho avuto nella mia, insomma, più recente, nel senso più vicini al Gianmarco Pozzecco allenatore, e quindi forse ricordo di più i particolari che usava lui, i dettagli che usava lui, però è anche vero che secondo me era molto preparato. Non so, una cosa che secondo me lui chiedeva a noi ed è estremamente valida, estremamente giusta, voleva che tutti i giocatori, dopo la transizione difensiva, si sviluppasse in questo modo, che tutti e cinque i giocatori corressero sulla linea dei tre punti indistintamente, ed è una cosa che secondo me è veramente efficace, perché se uno cerca di fermare la palla e gli altri più o meno si fanno gli affari propri, è molto semplice per un giocatore rapido e scattante come magari ero io arrivare fino al ferro. Forse però, volevo chiederti, vai finisci, scusa. Dico, però insomma, per esempio la pallacanestro migliore offensivamente parlando, secondo me l'ho giocata insieme a Dodo Rusconi. Dodo Rusconi secondo me aveva questa capacità
di spiegarti le cose in attacco con grande semplicità e con grande efficacia. Non so, su tutti lui adorava il backdoor, quindi noi partevamo in situazioni 1-4 e le due guardie facevano sempre una finta di andare a ricevere la palla e poi invece andavano in backdoor. Sì. E fatta in un certo modo, spiegata per come te la spiegava lui, percepivi che era molto semplice. È anche vero che non mi ricordo chi, ma c'è stato un allenatore che recentemente mi ha detto questo, che poi quel passaggio lì lo fai schiacciato a terra, ma il passaggio più facile è il passaggio lob sopra praticamente il difensore che cerca di recuperare. E il passaggio lob, mi diceva questo allenatore, che è un passaggio che solo pochi giocatori sanno fare. Io lo facevo, adesso avevo grandi abilità, non lo nego, non voglio fare il falso modesto. Ed è vero, però ripeto, Dodo Rusconi, grande, grande allenatore, ne ho avuti altri da cui, insomma, Meo, Greg Calcati, insomma, chiaramente maestro, ma parlo per esempio oggi con Pilastrini, parlo molto ed non ho avuto la fortuna di essere allenato a lui, ma tante cose parlando con lui, cioè, ha influenzato tanto il mio modo di vedere la pallacanestro. Poz, ti faccio fare un salto nel tempo clamoroso. Il mio primo incontro con te, tu ovviamente non lo puoi sapere perché io ero in tribuna a guardare la partita. Questo lo dici tu che non lo può sapere. Bravo Robby. Palla Trustardi, Sandro Pugliese. Pugliese nel 2002 è uscito sul Super Basket nella copertina, nella pagina centrale, che c'era il poster. Dai, 1993, Pala Trussardi, Baker Livorno, che vince dopo i supplementari contro l'Aurora Recuaro. Sandro, eri nella culla, nella stessa culla, la moglie di Dan Peterson, la mia grande Laura Peterson, veniva al palazzetto, quella volta venne al palazzetto a vedermi e aveva la culla con dentro il gatto. Io al di là che mi ricordo che avevi un taglio di capelli improponibile, ma tempi che furono, era rodmaniano già. Bravo. Al di là del taglio di capelli, che se vuoi poi sarai tu a svelare, ma invece ti chiedo anche del tipo di giocatore che poi sei stato, quanto e che cosa hai preso magari da aver fatto un anno con Michael Ray Richardson. Perché io quella partita me la ricordo, sembrava davvero Dio sceso in terra, cioè faceva dei canestri, era una roba clamorosa, perché poi Livorno non è che era la squadra più forte della Serie A, c'era Michael Ray Richardson. Clamoroso. Infatti, torniamo al discorso che facevo prima, io non dico che gli americani non debbano giocare nel campionato italiano, ma due forti come Michael Ray e, che ne so, Ricky Brown, noi avevamo Michael Ray Richardson e Ricky Brown. Quello ha un senso, cioè è meglio averne due, tre, quattro, ma forti che sei scarsi. Cioè, vedere Michael Ray Richardson giocare, Sandro Pugliese, tu hai avuto questa fortuna, Fabrizio e Roberto non lo so se hanno avuto... Sì, io sono più anziano di Sandro, quindi ti ricordo molto meno di lui. Però voglio dire, chi non ha avuto la fortuna di vedere quella generazione di giocatori dal vivo... Non la vivrà, per non so almeno quanto, perché ad oggi quei giocatori lì non esistono in Italia. Allora, Michael Ray Richardson, se tu mi chiedi cosa io ho preso da lui, la follia, sicuramente me l'ha infettata abbondantemente. Una volta, vi racconto questo momento, gli chiesi Michael, ma ti sei mai sentito una volta veramente folle? E mi dice, a pensare, dice sì, vabbè, ve la faccio breve. Lui giocava ai Knicks, finisce la partita, va in questo club, questo night, questa discoteca, insomma, dove lui andava spesso, almeno così, insomma, mi disse, e a un certo punto dice, ma che giorno è? E non ha detto ma che ore sono, ha detto ma che giorno è. Era dalla domenica al mercoledì dentro questo posto qua, perché questo posto poi era e, ok, io che cosa ho preso una cosa che lui faceva
lui era competitivo, ma competitivo vero. Lui non si allenava mai al mattino e aveva questo, il suo divertimento era venire al mattino e prenderci per il culo a noi che facevamo la meta. E iniziava già a zagnare, come si diceva a Bologna, per l'allenamento del pomeriggio. Cioè lui entrava già in questo spirito competitivo del pomeriggio, vi farò il culo. E lui aveva questo modo di parlare prettamente sugariano. E lui diceva, quando entrava, lui andava in transagonistica, lui veramente a un certo punto gli si giravano gli occhi ed era informato, e iniziava a urlare: chi vuoi io? Che chi vuoi io, tradotto, io sono uno che poi il sugariano lo ha, insomma, frequentandolo tanto, l'ho masticato. Esatto, chi vuoi io voleva dire chi vuole marcarmi, no? chi è, pensa di essere in grado di fermarmi, questo era il concetto. E io li ho visto fare, noi giochiamo in casa Livorno-Venezia, tra il primo e il secondo tempo c'era Marco Calamai che aveva preso il posto di Dado Lombardi, per un discorso legato ai soldi non ci stavano pagando, vabbè, fa un'allusione che Michael non va giù, si incazza, entriamo in campo, eravamo sotto di 11, sotto di 10 e facciamo 21-0, 21 Michael, 0 Venezia, cioè ha fatto 21 senza che nessun altro segnasse. Ma vi ricordo una cosa, che aveva 39 anni ed era uno che entrava in discoteca o al club la domenica e usciva il mercoledì, quindi non era il classico prostituto. Non è quello che cazzo, vabbè, a 39 anni, però sai, ha avuto una vita professionista, professionale al 100%, no, questo, non proprio. Livorno mangiava le orecchie d'elefante, che io non ho mai più rivisto in vita mia, che è una sorta di cartilagine che secondo me devi essere stravagante perché ti passa la testa di mangiare una orecchia d'elefante, a parte che un'orecchia d'elefante è così, quindi. Oh, visto che siamo quasi in chiusura, ti chiediamo l'ultima cosa. Al di là poi dei saluti di Lorenzo Nubrano, tuo dirimpettaio di quando abitavi a Milano, che continua a messaggiarti anche su WhatsApp, salutatemi post, quindi fingi entusiasmo. No, è vero, corso San Gottardo. Esatto. Scherzi a parte, ti chiediamo l'ultima cosa da parte di Fabio Bacchi, che ha fatto anche delle altre domande, però. Visto che ci stai raccontando tanti aneddoti, lui dice un aneddoto della folle notte della stella, cose che ancora non si sanno. E quando sei tornato a casa a questo punto? Allora, quando sono tornato a casa la mattina ho aperto la porta di casa mia, si è aperta così. No, sto scherzando, si è aperta solo di così. E cazzo, no. C'era la testa di uno. C'era talmente tanta gente che dormiva anche per terra e lì c'era la testa di uno. Io e il mio amico Riccardo Russo, d'infanzia, è una delle cose, dei ricordi più belli che ho poi di quello scudetto lì, che l'ho festeggiato veramente avevo ormai quasi, insomma, ero 99, avevo 27, 28 anni, quindi insomma ero già lì a quell'anni, ma ho passato forse il momento più bello della mia vita con il mio, sapete, quel classico amico d'infanzia. Adesso voi avete probabilmente la fortuna di vivendo sempre nello stesso posto, di avere comunque un contatto con gli amici che avevate durante l'infanzia. Chiaramente quelli che fanno il mio lavoro vivi una vita da nomade e normalmente poi gli amici di infanzia li perdi. E invece io, e siamo, che cosa abbiamo fatto? Ci siamo guardati, erano fai le 7:30 del mattino, le 8, insomma, qualcosa, gli hanno detto, vabbè, andiamo a fare un giretto, come dire. E io mi ero appena rotto il naso, andammo dall'Otorino, per così detto, approfittiamo, andiamo in ospedale, vediamo se c'è qualcuno che mi può dare un'occhiata al naso. Andiamo e mi dicono che il naso non è rotto, cosa che poi alla fine non era neanche vera perché avevo il naso distrutto, e poi sono andato a farmi i capelli tricolore. Ma la cosa bella è che in tutte le immagini della partita di gara 3, del finale della partita di gara 3, si vede questo colosso di colore che è sempre appiccicato a me, che io non conoscevo, e lui si chiamava Ricky,
si chiamava Ricky, lui era un buttafuori dell'Inter milanese, era venuto a vedere la partita e in quel momento si è sentito, come dire, in dovere di proteggermi. Ed è stato il numero uno, perché io era enorme, ragazzi, avevo una forza fisica, spostava la gente così, ma ne spostava 15, cioè non è che... E io sono stato l'unico che potevo andare da in qualsiasi parte del palazzetto festeggiare con estrema tranquillità in mezzo a un casino dove sostanzialmente nessuno usciva dallo spogliatoio, no? Perché Menego, Sandro, e io invece andavo in giro con il mio amico Ricky e divenne famoso anche in Africa, che ha sempre sostenuto lui, che è diventato famoso in Africa, era andato a un paio di trasmissioni televisive perché era comparso in televisione con me. Ultimissima domanda da John F. Pozzi, il tuo... No, grande John F. La faccia... Era la carambata di oggi. Che non è John Fitzgerald Kennedy. No, povero no. Pozzi, il tuo quintetto ideale da giocatore. Pozzi e poi altri quattro, quindi, giusto? Ovviamente. Allora, ovviamente. Se devo fare un quintetto post, allora faccio post da 1, post da 2, post da 3, così sono sicuro che tiro. Però Pozzi in panchina anche. Che devo difendere. Allora faccio... Brutto. Esatto. Allora, dico Basile, Meneghin, Andrea, Richardson, Mattias Modis, E da 5 chi mettiamo? E da 5 dai, insomma, ho messo giocatori chiaramente con cui ho giocato assieme, però da 5 non possono mettere Dino Meneghin. Adesso vi racconto questo, di Dino Meneghin, e poi vi mando a fanculo a tutti e tre. Potevi mettere Grazie. Il povero Daniel Santiago, però, visto che ne avevamo parlato prima. Il tuo quintetto ideale, va bene, Roby. Allora, io giocavo con Zorro Zarotti a Udine, facevamo la 2 e ai tempi c'era appunto a Trieste, la Stefanale Trieste con il grande Dino nel roster del, appunto, della squadra di Bosce. Andiamo a fare questa amichevole a Trieste e Zorro Zarotti era un discreto giocatore, in attacco aveva un movimento, aveva questo culo alla Pamela Anderson, quindi usufruiva di queste culate per prendere un po' di, come dire, di spazio, girarsi e tirare. Quindi lui sculettava, dava quattro. Scavava. Esatto, scavava, poi si girava e tirava. Allora a un certo punto mi ricordo chi fosse l'altro lungo, forse Cantarello, insomma, vabbè. E quindi diciamo che l'efficacia di Zarotti stava, insomma, suscitava, insomma, riscuoteva successo. E quindi lo fanno una due volte. A un certo punto Boscia dice: aspetta un attimo, proviamo a farlo marcare da Dino. Mettono Dino e Zarotti prende la palla e fa la stessa cosa che faceva contro Cantarello, solo che la sensazione era che lo facesse contro il muro, cioè Dino Meneghin si spostava. Allora Zarotti ci rimane un po' male, riprende fiato e lo vedi che si impegna un po' di più e lo fa con più forza. Niente, cioè Dino era un amichevole, no? Anche Zarotti era una simpatia mondiale, prende la palla in mano, si gira e lo guarda e dice: guarda Dino, io ho 35 anni, non so fare nient'altro, se te quando io ti voglio curare, io non so cosa fare, mi fai una cortesia, faccio solo mezzo passo indietro e Dino fa un passo indietro, si gira, tira e fa canestro. Una delle scene più belle che ho. Dino, sai, io non so fare altro, se te se sei come un muro e non ti sposti io sono rovinato. Pozze, che dire, sei stato... non vi mando a fanculo. Se vuoi puoi farlo, perché siamo in chiusura, quindi decidi o lo fai subito oppure chiudiamo e... Aspetta che chiedo alla regia. Vai. Pozzi, è intervenuto Gianmaria, se vuoi dirgli qualcosa. Gianmaria va circa. Esatto. Sì. Il grande uno dei nostri principali fan follower che abbiamo. Gianmaria, ho parlato con lui due giorni prima che uscisse questa bomba che ha scagliato nel mondo della pallacanestro di fare la squadra, la nazionale, no? La nazionale...
Gianmaria geniale, Gianmaria vero genio, lui e Peppe Signoni sono i due geni della pallacanestro italiana, senza ombra di dubbio. Se io fossi avessi la possibilità di decidere a chi affidare la pallacanestro, quella coppiata lì renderebbe... c'era il Formentera Basketball Team che cercava forse. Allora, visto che siamo in chiusura, ringraziamo davvero, super grazie Poz per la tua presenza qui oggi, nella speranza, come ormai diciamo praticamente a tutti i nostri ospiti quando siamo in chiusura di trasmissione, di poterci reincrociare il prima possibile sui parquet, ognuno nella sua veste, anche da semplice spettatore. Grazie davvero al coach della Dinamo Sarta, Gianmarco. Grazie a voi, ciao ciao, ciao. Grazie, allora, ciao. Grazie a chiunque ci abbia seguito quest'oggi, appuntamento mercoledì 18:30 con Simone Gioffre, GM della New Basket Business. Ci vediamo dunque mercoledì, ciao a tutti da Cantiere per il 35, buona serata.